Amici di Futuro Gialloblu, ciao, bentrovati. La nostra penultima puntata non poteva che raccontarvi la soddisfazione più grande, più bella, più importante che ha raggiunto il settore giovanile del Modena: la promozione in primavera 2 della squadra di Paolo Mandelli, con il netto 4-0 sulla Pro Vercelli sul campo di Savignano. Sul Panaro i canarini si sono aggiudicati la promozione, il salto di categoria dopo una stagione strepitosa, la vittoria della regular season, poi il pari a Vercelli e la vittoria proprio in casa contro la squadra piemontese. Allora partiamo da qui, questa puntata è interamente dedicata alla primavera con i gol del 4-0 sul campo, poi le voci naturalmente dei grandi protagonisti di questa cavalcata. Ti era detto ad inizio stagione, l'obiettivo sul campo da raggiungere nel settore giovanile era quello che riguardava la primavera, è stato raggiunto? È stato raggiunto, assolutamente meritatissimo, tutta la stagione siamo sempre stati in testa e anche oggi abbiamo dimostrato di meritarci alla grande. Ringrazio tutti, il mister e tutti i ragazzi, perché per noi davvero è un risultato importante, uno step in più di crescita e siamo felici. Sai che adesso ti toccherà fare mercato anche qua? Lo sappiamo, no? abbiamo già iniziato, la Primavera 2 è sicuramente un campionato dove il livello è più alto, ci faremo trovare pronti sicuramente. Qual è stato il segreto per arrivare a questo successo? No, non c'è un segreto, è logico che è stato un po' un mix di tutto, a partire da come è nata la squadra, da come è stata costruita, dal fatto che comunque i responsabili hanno saputo fare un mix tra confermare gente dell'anno scorso e inserire giocatori importanti per alzare il livello, e alla fine ne è uscito un campionato secondo me bellissimo, dove abbiamo vinto, ci siamo divertiti, abbiamo fatto tanti gol, ne abbiamo subiti pochi, miglior attacco, miglior difesa, siamo sempre rimasti anche mentalizzati bene nelle partite. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento che ha avuto la squadra anche nelle ultime 5 amichevoli che abbiamo fatto per prepararci a questa finale, e credo che la giornata di oggi fosse il giusto premio per loro. Per loro sono emozioni, io gli ho detto che mi ricordo ancora delle partite che ho vinto, magari non mi ricordo di aver giocato a San Siro contro un Milan davanti a 80.000 spettatori, ma mi ricordo una partita magari con gli allievi, e loro un'emozione come quella. C'è una settimana per raggiungere un altro bello obiettivo, bello stimolante, affascinante, non ci sarà bisogno di caricare questi ragazzi ulteriormente? No, credo di no, cioè, è una squadra, devo dire che dal punto di vista così mentale durante l'anno ho dovuto intervenire pochissimo, perché era come se avessero trovato loro un modo loro per essere sempre con l'atteggiamento giusto, quindi credo che mettersi lo scudetto sulla maglia fosse l'obiettivo principale, e ci teniamo a chiudere avendo raggiunto tutti gli obiettivi, perché parto dal torneo di Vignola, che sappiamo quanto qua in zona è un torneo sentito, importante, con squadre importanti. Abbiamo vinto la regular season, abbiamo vinto la finale, playoff, e ci manca l'ultimo pezzetto e cercheremo di portarlo a casa. Hai rinnovato il contratto qualche mese fa, quindi il Modena si affida a Mandelli, quindi c'è la possibilità di costruire qualcosa di molto importante, considerando che la Primavera 2 è tutt'altro campionato, immagino, rispetto alla Primavera 3. Ma sì, è logico che si alzerà a livello, ma io credo che questa squadra qua, già come era oggi, cioè, può reggere benissimo il campionato di Primavera 2. Poi è normale che andremo ad affrontare delle squadre di prestigio, più forti, un palcoscenici diversi, ma è un modo perché poi tu possa avere più appeal e perché i ragazzi possono anche misurarsi, hanno modo anche di misurarsi con livelli superiori, ma sono fiducioso di questo. Hai
chiuso la stagione come l'avevi iniziata, con il gol, una doppietta anche oggi. Sì, è una grande emozione segnare e vincere davanti ai nostri tifosi, soprattutto dopo, diciamo, la delusione dell'andata, del rigore sbagliato. Direi che abbiamo risposto abbastanza bene, anzi direi molto bene. Quindi non ci hai pensato un attimo quando è stato decretato il calcio di rigore, lo volevi battere tu? No, sì, non ci ho dubitato sopra un secondo, ho preso la palla, avevo già l'intenzione di tirarlo centrale e così è stato, e poi sono andato a esultare dai nostri tifosi. Un maggio incredibile per te. Sì, è stato un maggio davvero incredibile per me, emozioni forti che rimarranno sempre indelebili dentro il mio cuore. Contentissimo per il Modena, che abbiamo portato in Primavera 2, questa cosa era l'obiettivo principale. E per quanto riguarda il debutto, anche il sogno che si avvera, quindi questo. Qual è la cosa che più ti ha insegnato Mandelli e quella che più hai già preso subito dai primi allenamenti con Bisoli? Riguardo Mandelli, il gioco palla a terra, far muovere la palla il più velocemente possibile, direi questo. Invece con Bisoli è un gioco più a livello di fatica maggiore, e molte seconde palle, molto fisico, però anche lì ti lascia giocare abbastanza, e questa cosa comunque da tutte e due ho imparato molto. Per chiudere, la dedica? La dedica la faccio a mia nonna e ai miei genitori che ci sono sempre stati. È davvero bello che sia finita così, con questo risultato, perché secondo noi rispecchia quella che è stata tutta l'annata, tutta la stagione. Sono felicissimo per i ragazzi, sono felicissimo per il mister, per lo staff, per tutti, per Andrea Cattellani, per la presidenza. È davvero una bella emozione, però adesso abbiamo un obiettivo, uno step ancora di più. Dobbiamo alzare l'asticella, dobbiamo prenderci lo scudetto. Poi uno sguardo al futuro, perché la Primavera 2 mi insegni è tutt'altra cosa già rispetto alla Primavera 3. Sì, sicuramente la Primavera 2 sarà un campionato tosto. Adesso ci godiamo questo bel risultato e sono sicuro che ci faremo trovare pronti anche in caso di Primavera 2, sia con i ragazzi che abbiamo che con qualche nuovo innesto. Permettimi solo di chiederti se in questa squadra ci sono giocatori che potranno dare un occhio anche alla prima squadra. Secondo me ce ne sarà più di uno, siamo felici di ciò, speriamo che nel tempo sempre di più arrivino in prima squadra, perché questo è il nostro obiettivo primario, crescerli da un punto di vista individuale. Se poi arrivano anche i risultati di squadra e di collettivo, questo è tutto di guadagnato, ma con mister Mandelli è facile che la squadra giochi bene. E questa, amici di Futuro Gialloblu, l'avrete già vista nelle immagini, la maglia celebrativa con la quale i giocatori di Mandelli hanno festeggiato la promozione. Vi ricordo che settimana prossima, sabato, la Primavera giocherà anche la Supercoppa per il titolo di campione d'Italia, per cui rimanete con noi, perché settimana prossima vi racconteremo anche questa partita. Per il momento è davvero tutto, noi ci rivediamo martedì prossimo alle 19:10 sempre su TRC con l'ultima puntata di questa strepitosa stagione di Futuro Gialloblu.